10 anni fa mi trovavo in un ufficio e invece di fare il pubblicitario mi avevano sbattuto in cucina. Lui ha iniziato a cucinare la pasta pomodoro tutti i giorni perché il mio capo si era accorto che faceva più bella figura con le mie paste rispetto alle mie pubblicità. A un certo punto io mi sono lamentato e quindi è arrivata tale Pushpa che veniva dallo Sri Lanka che mi insegnò il pollo al curry perfetto. Non mi insegnò precisamente la ricetta del pollo al curry, ma il perché venivano utilizzate determinate cose. Un'esatta composizione dei 5 gusti principali che avete sulla vostra linguetta, che voi usate tanto spesso per limonare, ma poco per assaggiare. I gusti principali, ripetiamoli insieme, sono il dolce, l'acido, il salato, il piccante e l'amaro, che vi dimenticate, soprattutto non sviluppate prima dei 30 anni. Ma le verdure come sono amare! Ma vi piaceranno quando sarete settantenni, verranno impigliate nella vostra dentiera. Il pollo al curry è interessante perché tutto il curry non è questa miscela di spezie qui, ma è un'erba che si trova molto raramente. Comunemente chiamiamo curry questo masala, cioè questa miscela di spezie e i piatti. Quindi, cosa dovete fare per avere un curry perfetto? Innanzitutto usare il vostro naso, non troppo perché sennò starnutirete. Voglio lascia stare il curry. E dovete tostarlo un pochettino in padella. Fate un bel soffrittone con un olio non extravergine di oliva. Usate un olio di semi oppure utilizzate olio di oliva semplice. Non dovete conferire già dall'inizio troppo sapore. Fate questo bel soffrittotto, poi mettete dell'acqua, delle patate, del curry che avete tostato, del pomodoro e poi dovete iniziare a usare una cosa che vi dimenticate sempre, è l'istinto dello chef. Cos'è l'istinto dello chef? È quello che non vi permette di usare questo. Questo lo usate per due o tre cose. Allora, uno da piccolini, poi diventate più grandi, lo cercate di infilare da tutte le parti, seguite le ricette alla lettera, ma sappiate che le ricette, uno, non ve le danno giuste gli chef che ve le danno perché non sono scemi da darvi i loro segreti. Due, se usate il ditino, imparate a cucinare, imparerete solamente a usare il ditino. Dovete lavorare su queste componenti che ci sono nel palato, quindi se manca un po' di acidulo, dovete aggiungerlo voi, magari con un goccio di limone, un goccio d'aceto. Ritornando alla ricetta, soffritto, curry, acqua, patate, pomodoro. Grande segreto del mio pollo al curry, che è una mela tagliata a dadini. Il petto di pollo, come farebbe mia madre, spadellatelo da parte molto velocemente e aggiungetelo alla fine di questa zuppotta che avete creato. Però la cosa più importante per utilizzare questo coso, che è il mio vasetto del 1922, è essere innanzitutto ben conservato, non usate i curry che sono lì da circa 20 anni dall'epoca di vostro nonno o della zia Carrie. E soprattutto tostatelo prima e fate uscire tutti i sapori attraverso un po' di dolcezza, un po' di acidità. Non vorrei rompervi le balle. Quando fate un piatto di curry, lasciatelo riposare 12-18 ore e vedrete che sarà più buono. E imparate a usare l'istinto dello chef e delle ricette, chi se ne